Ciao a tutti, hello everybody. Stasera RG Channel è in un posto molto speciale per un aperitivo veramente particolare, l'English Speaking Happy Hour. Ma parliamo subito con l'ideatore di questa iniziativa, Riccardo Mazzocco. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito con una domanda di rito. Come è nata questa idea e quando? Bella domanda. Allora, è nata in febbraio del 2010. Sono andato a Verona e c'era una sorta di social meeting più o meno come questo, dove ho incontrato due ragazzi americani, Jay e John, che poi avrete, penso, intervisterete dopo. Ed è stato per puro caso, perché praticamente ci siamo parlati e hanno detto: ah, siamo da Vicenza, e tu, sono da Vicenza anch'io. E detto: perché non organizziamo qualcosa a Vicenza per, diciamo, coinvolgere i vicentini e persone che vengono da altri stati, quindi stranieri, non solo persone di lingua americana o comunque inglesi, eccetera, anglofoni sostanzialmente. La bellezza dell'happy hour, al di là del parlare una lingua differente, è rompere un po' le barriere della comunicazione, che non è un problema tipico forse non solo del Veneto, perché non dovrei parlare mai del Veneto perché è la mia regione, però è probabilmente un problema un po' italiano, nel senso che se tu vai in un bar, in un posto pubblico dove conosci già qualcuno, allora riesci anche ad avere una conversazione. Se vai in un bar dove non conosci nessuno, come può essere questo nostro happy hour, diventa tutto più difficile. Quindi cerchiamo di vincere un po' questa barriera di comunicazione tra la gente, quindi venite, non dovete avere nessun problema, non dovete farvi problemi se il vostro inglese non è buono, perché non importa quanto bene lo parlate, ma importa avere qualcosa da raccontare, quindi venire qua e condividere le vostre esperienze di vita con noi. A livello linguistico, pratico, quali vantaggi hanno le persone a venire a questo incontro? Senza dubbio si ha la possibilità di migliorare la lingua. E tuttavia non siamo qua, diciamo, per fare concorrenza a nessuna scuola di lingue, perché qua nessuno vi verrà a insegnare la grammatica, anche se comunque tutti sono aperti a darvi delle dritte sostanzialmente. E poi comunque parlando con la gente, specie con i madrelingua, che si impara veramente a parlare, perché certi modi di dire non li trovi sul libro, li trovi da esperienze di vita. Quindi senza dubbio son più che convinto che molte persone hanno visto il miglioramento da quando hanno cominciato, diciamo, a venire fuori con noi, a uscire con noi e a partecipare alle happy hour. Benissimo, ultima domanda, la più naturale, e quando si svolge l'English Speaking Happy Hour e a che ora, in modo che... Certo. Beh, ogni giovedì sera, teniamo giovedì perché comunque il fine settimana ci sono sempre dei problemi, la gente ha altre cose da fare, tipicamente iniziamo tra le 8:30 e le 9 di sera. Dove si possono avere le informazioni per sapere dove siete, dove vi spostate? Esatto, l'Happy Hour è più che un posto, è un sito, quindi di fatto abbiamo la nostra pagina web su Facebook. Dovete solo digitare English Speaking Happy Hour Vicenza sulla barra di Facebook e ci trovate immediatamente. Il logo è la Basilica Palladiana con la Union Jack, che è la bandiera inglese, quindi non potete sbagliare. Benissimo, grazie mille Riccardo, e andiamo a vivere questo happy hour. Oh, yes. Ok Riccardo, hai 30 secondi per convincere le persone a venire al vostro English Speaking Happy Hour. Allora, dovete venire all'Happy Hour perché è un'esperienza che vi cambierà la vita. È un'esperienza dove persone da paesi differenti si incontrano e hanno la possibilità di praticare una lingua differente e soprattutto di conoscere culture differenti. Penso che valga la pena provare. Quindi, and join us!